essere il migliore. Sii unico. Credi in te. Impara ad amarti. E datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato. Vivi il tuo presente. Vivi il tuo presente. E costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà. Potenzia la tua libertà. E sprigiona tutta la tua energia. Tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. La tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente. Il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. E oggi, in questo episodio, affrontiamo un tema che è stato totalmente richiesto da tutta quanta la community delle menti libere, che fanno parte del canale segreto privato delle menti libere, quindi dove possono vivere a 360 gradi l'esperienza di questo podcast. Se è la prima volta che passi da queste parti e non sai di cosa sto parlando, devi sapere che esiste un canale Telegram segreto al quale puoi accedere molto facilmente in maniera totalmente gratuita, inviando a me su Telegram un messaggio con scritto appunto "sono una mente libera", e da quel momento in poi anche tu potrai farne parte. E all'interno di questo canale ci sono tante persone che mi hanno scritto privatamente per chiedermi un approfondimento ancora una volta di un argomento che non bisognerebbe mai fermarsi a discuterne. Sto parlando del tema del narcisismo e della dipendenza affettiva. E perché è così importante parlarne? Perché sul web ce n'è veramente tanto e tutto il contrario di tutto, e quindi si è creata una formula particolarmente sbagliata, secondo me, del tema del narcisismo. E quindi è importantissimo parlarne con chi di narcisismo e di dipendenza affettiva non soltanto ha studiato, non soltanto si è formato, ma poi ci ha lavorato nella propria vita da professionista, da psicoterapeuta, e ci ha scritto davvero tanto. Sto parlando della dottoressa Umberta Telfner. Se non hai mai sentito parlare di lei, troverai all'interno di questo episodio praticamente la sua voce diretta a descriverla ti renderai conto di chi sto parlando. Sto parlando di una persona che ha scritto dei veri e propri bestseller, a partire dal titolo più famoso "Ho sposato un narciso", per poi passare a "Letti sfatti" oppure "Gli amori briciola". Ecco, veramente trovi veramente tanto su Umberta Telfner, e troverai tanto anche all'interno di questo estratto dell'intervista che ho realizzato insieme ad Umberta proprio oggi. Quindi potrai godere all'interno di questo podcast in maniera gratuita di un estratto bello corposo di un'intervista fatta con una delle esperte massime in Italia di questo argomento. E penso che potremmo considerare questo episodio un po' come una piccola guida per tornare a fare l'amore, ma soprattutto a vivere l'amore in maniera sana, con le idee quantomeno, spero, un pochino più chiare tra narcisismo e dipendenza affettiva. E quindi non voglio togliere altro tempo alla tua attenzione e al tuo tempo molto prezioso, e quindi andiamo subito nel cuore anche di questo episodio e cerchiamo di scoprire insieme ad Umberta Telfner che cos'è il narcisismo patologico e soprattutto la dipendenza affettiva, e cosa non stiamo veramente capendo di queste due dimensioni della psiche umana. Allora, intanto sono nell'ambito della psicologia da tantissimo tempo. E sono una psicologa clinica, ma mi sono occupata anche di psicologia della salute, quindi mi reputo una psicologa per la salute. Sono una terapeuta, psicoterapeuta sistemica, e sono molto attenta al rischio iatrogeno, cioè alla possibilità che le psicoterapie possano fare male. E anche sono molto sensibile, direi, all'abuso della psicologia. Da una parte credo che il linguaggio della psiche è importantissimo, è un argomento fondamentale, è una dimensione in più che alcuni umani hanno, e sempre meno umani hanno, perché
sono abbastanza convinta, come dice Recalcati, che l'umano attuale è senza inconscio, ci stiamo un po' appiattendo. Dall'altra però sono anche dell'idea invece che è una dimensione fondamentale che ci dà tridimensionalità. È bella questa cosa, questo accenno che fai, no, di Massimo Recalcati, che ci stiamo un pochino appiattendo, no? Così come dicevi anche tu all'inizio, stiamo anche forse un po' imparando ad abusare di alcuni termini, no, della psicologia, della psicopatologia anche, no? E tante volte questo abuso crea tanta confusione, ed è per questo motivo, insomma, che mi piace poi averti anche qui oggi come ospite stamattina, proprio per portare un pochino di chiarezza nei termini di narcisismo e nei termini di dipendenza affettiva. Allora, no, ti vado subito a chiedere, per parlare di dipendenza affettiva, vorrei prima di tutto, se per te è ok, fare qualche accenno sul narcisismo e sul narcisismo patologico. Ecco, ti volevo chiedere, secondo te, diciamo, chi è il narcisista, no? Quali sono i segnali di riconoscimento di un narcisista patologico? Intanto non diciamolo solo al maschile, ma diciamolo anche al femminile. Un o una narcisista, perché se nell'Ottocento c'erano solo narcisisti maschi, adesso abbiamo sdoganato delle narcisiste femmine ben ben patologiche altrettanto. Allora, un piccolo aneddoto. Io ho scritto il mio libro Ho sposato un narciso nel 2006. E nel 2006 non si parlava di narcisismo. Sono stata una delle prime, credo che è stato il secondo o il terzo libro sul narcisismo in quel periodo. E ogni tanto ancora mi sento in colpa di aver sdoganato la parola narciso. Il mio libro si chiamava Ho sposato un narciso e è stato un best seller per 10 anni, ancora vende bene. E mi sono pentita, perché ho avuto la sensazione di aver dato da una parte un'arma in mano a molte donne che fanno una dichiarazione di quel mio partner, quella persona è narcisista, come se il narcisismo fosse una fotografia, invece è un processo molto delicato, no? E seconda cosa, perché ho dato anche questo termine, poi indipendentemente da me è diventato molto famoso. Adesso il narcisismo è sulla bocca di tutti, nel bene e nel male, perché secondo me le persone narcisiste sono da una parte delle persone affascinantissime, dove le tocchi suonano, sono delle persone che riescono assolutamente a ragionare con una marcia in più in qualche modo. Dall'altra sono delle persone che solo quando si affezionano, cioè solo quando scatta l'attaccamento, diventano dei torturatori, diventano delle persone che non riescono a vivere bene il quotidiano, non riescono a star bene in una relazione, perché si aspettano costantemente di venire abbandonati e quindi vivono un rapporto importante come un rapporto molto pericoloso. Come li riconosci? Beh, allora, delle persone molto flamboyant, molto capaci, molto che amano essere al centro dell'attenzione, molto interessanti molto spesso, delle persone che hanno delle oscillazioni dell'umore grossissime e che in una relazione stretta cominciano a lavorare per la distruzione della relazione stessa, cioè cominciano a essere delle persone che sabotano costantemente, che possono insultare, possono trattare male, che hanno un'oscillazione dell'umore molto frequente e che non trattano bene il o la loro partner. Ok, qui ci sono proprio dei segnali molto specifici anche, no, di questo particolare tipo di disturbo di personalità. Cioè non basta essere semplicemente persone che magari amano, ecco,
essere al centro dell'attenzione, ci sono altre caratteristiche poi distruttive, come dicevi tu. Assolutamente distruttive. Mi dice un mio meraviglioso paziente narcisista, mi diceva per esempio, io sul sesso da conquista vado fortissimo, è un uomo di una cinquantina d'anni, io sul sesso da conquista vado fortissimo, il sesso da manutenzione non mi interessa, io quando una donna entra l'ho conquistata, poi non faccio più sesso, per esempio, no? Cioè sono delle persone che non curano la relazione, non la sanno curare, oppure la curano a patto che l'altro applauda costantemente. Mentre prima descrivevi il narcisista, hai usato una parola, un termine, se vogliamo, un pochino tecnico, no? Che è quello relativo all'attaccamento, no? Dici, nel momento in cui la relazione attiva un sistema di attaccamento anche nel narcisista, allora lì cominciano un po' i problemi, da quello che ho capito, no? Il manager con la segretaria che ritiene, come dire, non accudente e ammirante, ma non che entra in una sfida, un braccio di ferro o una relazione di ingaggio importante, probabilmente non costruisce mai, non slatentizza, altra parola difficile, non apre mai all'attaccamento reale, e quindi può essere una relazione che funziona benissimo. Una donna che ha un toy boy è una donna che funziona benissimo col suo toy boy. Incontra un uomo alla pari e cominciano le paure, e cominciano le squalifiche, e cominciano le critiche. Le cominciano soprattutto le messe alla prova. Quindi sembra proprio che la radice un po' di questa problematica di personalità risalga un pochino all'attaccamento, non so se sei d'accordo, cioè come nasce un narcisista secondo te? Un narcisista non si nasce, ma si diventa narcisisti, e lo diventa di solito con dei genitori che hanno delle aspettative molto alte, con dei genitori che chiedono delle specifiche e che amano il narcisista a patto, il bambino, a patto che sia esattamente come lo vogliono loro. E quindi nasce con: mi aspetto che tu conquisti il mondo, mi aspetto che tu sia esattamente come tu mi vuoi, come io ti voglio. E poi c'è un'altra cosa che è un imprinting, che è un imprinting di abbandono. Cioè i narcisisti molto spesso hanno proprio un imprinting di sono stati abbandonati molto precocemente, ma questo qua precocemente vuol dire 8 mesi, 9 mesi, presto, 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 da una mamma adorata o da una persona che si occupava di loro e che era adorata in qualche modo. E all'interno della relazione di coppia, che cos'è che cerca il narcisista dal proprio partner? Ammirazione, 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 collusione, applauso, e poi se appunto è una relazione importante, all'inizio c'è la conquista e è meravigliosa, c'è un periodo di luna di miele che è assolutamente molto 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 bello, e poi invece il rapporto diventa pericoloso per il narcisista, e il momento che diventa pericoloso diventa un rapporto che va sabotato, che va trattato male, che va squalificato, e quindi ripartono delle situazioni. Per esempio, molto spesso i narcisisti sono bigami o sono rassicurati nella bigamia, perché se io sono in una relazione bigama, se uno dei due partner se ne va, c'è almeno l'altro, non soffrirò come quando a 8 mesi mi ha lasciato la mamma o la persona che si occupava di me. E quindi molto spesso abbiamo delle storie parallele, e alcune persone lo sanno essere. I narcisisti grandiosi sanno essere bigami e non gli crea nessun problema. I narcisisti delusivi, una delle due categorie, narcisisti in morte, sono delle persone invece che non tollerano la loro stessa bigamia e devono trattare male la donna, la prima donna, diciamo. La umiliano, quasi che fosse colpa sua che li tiene uniti, li tiene ancora attaccati a lei. Mi piace perché stiamo arrivando un pochino anche, no, al punto di oggi, nel senso che questa descrizione un po' del narcisista
Oggi mi piacerebbe usarla per andare a fare un'analisi insieme con te dell'altra sponda, in un certo senso, ok? Cioè del partner, no? Del narcisista, no? Fare un po' un'analisi di quella che viene comunemente chiamata vittima. Ecco, innanzitutto non so se sei d'accordo nell'identificare il partner del narcisista sempre un po' con questa parola, vittima. Ecco, tu che cosa ne pensi? Qual è il tuo punto di vista? Assolutamente, assolutamente sono due vittime e due persecutori, uno dei quali è più capace dell'altro a essere persecutore. Ma a me piacerebbe fare una grossa distinzione e poi raccomandare una cosa. Allora, la distinzione è questa. In questo momento storico si parla di donne dipendenti costantemente. È vero che la dipendenza è stata messa tra i sintomi o le sindromi nel 2013, tardissimo, perché 2013 vuol dire 8 anni fa, dentro il DSM-5, che è il nostro, come dire, la Bibbia dei sintomi per noi psi. Quindi è stato messo tardi e io ho la sensazione che sia stata messa quasi per ragioni economiche, per dare un'etichetta però a dei problemi che stanno sorgendo, però un'etichetta che rischia di fare una fotografia statica che non va bene. È importante che l'etichetta non sia statica. È un processo, le persone sono in costante divenire. È vero però che esistono rapporti non sani. Ne esistono tantissimi. Non possiamo non dire che ci sono dei rapporti che portano alla morte e che questo è un abominio, non dovrebbe esistere, e sono quasi sempre gli uomini che uccidono, e questo non dovrebbe esistere. Proprio è ignobile, è una cosa che non ci rende umani in qualche modo. Però è vero che esiste il mal d'amore e esiste la vera e propria dipendenza, e sono due cose differenti e vanno distinte, e non tutte le donne che stanno in una relazione che le fa soffrire sono necessariamente dipendenti. Anzi, ci sono donne che stanno in una relazione che le fa soffrire perché vorrebbero tornare a come erano prima col compagno, perché intignano, perché magari hanno un figlio e vogliono provare a salvare il matrimonio, perché molto spesso non capiscono quello che è successo e sta succedendo. Cioè ci sono ancora tantissime donne che non capiscono cosa vuol dire mal d'amore, cosa vuol dire un rapporto che funziona male, che sia un narcisista, che sia un borderline, che sia un'altra persona, che sia semplicemente una persona che è stata torturata da piccola, che sia una persona molto crudele, un sadico, quello che vuoi, ma abbiamo delle donne che non conoscono e addirittura si colpevolizzano sulla situazione pensando che è colpa loro. Quindi, differenziamo mal d'amore da dipendenza. Due, rendiamoci conto e informiamoci sulle psicopatologie e sulla crudeltà nelle relazioni. Ma informiamoci anche attraverso le serie, per esempio. C'è una meravigliosa serie che è Undoing. Non so se l'hai vista. La conosco, non l'ho ancora vista. Ecco, è una serie meravigliosa in cui c'è un narcisista addirittura con si chiama The Dark Triad, la triade di sintomi bui, che sono appunto narcisismo, psicopatologia e sadismo. Le tre cose insieme rendono la serie micidialmente avvincente, in qualche modo. È molto preziosa questa, cioè portare l'attenzione a questa distinzione, no? Tra mal d'amore e dipendenza affettiva. Se parlo un pochino per anche tutte le donne che sono in ascolto in questo momento, ma anche per chi vedrà questa intervista, ascolterà il podcast più avanti, quali potrebbero essere dei segnali differenziali, no? Qual è la differenza secondo te principale tra la dipendenza affettiva e il mal d'amore, per averla proprio lì chiara, allora, per cominciare un pochino a fare una distinzione anche interiore, no?
Allora, diciamo che il mal d'amore sia da dipendenti che da semplicemente succubi di una situazione che non funziona, non è solo negativo. Qualcuno dice che se il mal d'amore non esistesse, la razza umana si sentirebbe onnipotente e che quindi il mal d'amore permette di fare i conti, uno, con delle storie passate nella propria adolescenza o nella propria vita, permette di fare i conti con il limite, permette di capire, ha una funzione di autorivelatoria, in cui io capisco degli aspetti di me. Certo. Quindi intanto soffrire per amore, che tanto fa paura ai ragazzi di questa epoca, a me che vengo da un'altra epoca, era come un'influenza, cioè la sensazione era si soffre per amore, si sta lì, quando passa, si sta un po' male, ma si capiscono anche delle cose importanti su di sé, si possono affrontare o rivivere dei conflitti intergenerazionali, si può risolvere esperienze passate, cioè possono succedere delle cose abbastanza interessanti. Quindi smettiamo di demonizzare il mal d'amore come se ci uccidesse o come se, come dire, proprio sciogliesse il nostro ego, il nostro io. Non è così. Si soffre per amore, si capiscono delle cose, la volta dopo si starà meglio. Mal d'amore è quella cosa in cui io sto male in una relazione che però un po' è evolutiva e non è sempre uguale a se stessa. Invece una situazione di dipendenza è una situazione in cui uno dei partner ha consegnato la propria identità all'altro, si è proprio consegnato all'altro e richiede costantemente delle conferme di sé, e il tempo sembra essersi bloccato, per cui c'è una sorta di incantesimo e la relazione è sempre uguale, con una delle due persone che dice io non esisto se l'altro non mi vede, con l'altra persona che è sempre costantemente squalificante e violenta. E terza caratteristica, il tempo che si è fermato. Le abbiamo dette tutte e tre le caratteristiche di una situazione dipendente. Io ne aggiungerei una quarta, che è il fatto che la persona dipendente non si è assunta la responsabilità per la propria vita. Per cui, anziché soffrire come un cane e dirlo a qualcuno, anziché chiedere aiuto, resta in questa situazione e si impana nella propria, come una cotoletta alla milanese, nella propria incapacità. Cioè dicendo poraccia me, cioè amplifica la propria posizione di vittima e ne gode anche in qualche modo. Accennavi prima, in questa descrizione interessante, accennavi un po' della fragilità di questa generazione, no? Non soltanto a tollerare il mal d'amore, ma poi anche a risignificare un po', no? Il mal d'amore, no? Tu la descrivevi come qualcosa che addirittura può aiutare, anzi aiuta l'evoluzione, no? Individuale, personale, emotiva della persona, dell'individuo. Allora, secondo te perché le nuove generazioni stanno diventando sempre più incapaci a tollerare il mal d'amore? In questo momento storico l'amore è la conversazione assolutamente più importante. E il nostro immaginario è come farcito d'amore. Succede una cosa strana. Da una parte l'amore è idealizzato, per cui si dice è meraviglioso, io mi aspetto questo amore meraviglioso, salvifico, con tutti i campanelli che suonano, le emozioni, i brividi lungo la schiena. Se da una parte è idealizzato, dall'altra, in questo momento storico, l'amore è appunto, come dicevamo prima, è temuto, come se sgretolasse la persona.
Io ho scritto un libro che si chiama Letti Sfatti, in cui, a cui tengo, forse tra i libri sull'amore, ne ho scritti sei, è quello che mi piace di più di tutti. E è un libro in cui racconto questa epoca ipermoderna e racconto come è cambiato il mondo. E noi viviamo in un mondo capitalistico, industrializzato, un mondo della produzione in cui siamo abbastanza soli, in cui il sociale è relegato in lontananza, in cui succedono delle cose, in cui ognuno si sente responsabile del proprio destino, e in questo è molto faticosa questa responsabilità, per cui se io non riesco ad avere successo è colpa mia, non è colpa del sociale, non è colpa di quelli che mi stanno intorno, è colpa mia. E questo fatto è abbastanza tipico di un'epoca, di epoca di questi ultimi 20 anni. Fra l'altro è molto interessante perché la posizione più importante la cattedra di sociologia di questi tempi, in questo momento in Germania, ce l'ha un personaggio che si chiama Ben Chung Ha, che è un coreano. E è interessante perché c'è questo coreano che, in quanto viene da un'altra cultura, ha scritto 10 libri, uno più carino dell'altro, proprio sulla capacità di vivere questi tempi ipermoderni, e riesce a vedere lui delle cose che noi non vediamo più, tra cui appunto la solitudine, questo bisogno di performare a tutti i costi, questo peso di responsabilità su di noi, come se noi fossimo delle persone che si autosfruttano in qualche modo, perché devono fare, produrre, produrre, produrre. Quindi sono i tempi, sono questi tempi ipermoderni che hanno creato questa dicotomia assoluta tra un'idealizzazione verso l'amore e anche una paura contemporanea. È proprio interessante fare anche questa lettura, no, culturale, di come il cambiamento culturale sta incidendo anche sull'esperienza dell'amore. E, ritornando un po' alla vittima, quindi alla descrizione vittima, tra virgolette ormai, più che virgolettato, o comunque sia al partner del narcisista. Assolutamente. Abbiamo anche tu accennato un pochino, no, come la grandiosità nella prima fase di rapporto, di relazione con il narcisista è sotto gli occhi di tutti, no? Quello che viene anche chiamato love bombing, quindi questo bombardamento amoroso dove il narcisista appare al suo massimo. Però esistono poi... scusami. Prego, 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 no, dimmi pure. No, esistono due categorie che sono molto, molto usate. C'ho un problema di sole, che vengono molto usate. Uno è il love bombing, e sono assolutamente d'accordo. L'altro è il benching, cioè persone messe in panchina e tenute lì con appositi stimoli, cioè ti scrivo un messaggino passionale una volta ogni 15 giorni, faccio sesso via internet di nuovo passionale una volta ogni 3 mesi. Ti tengo lì, sei una persona per me importante, sei un po' outstanding, sei un po' fuori dagli schemi, e allora ti voglio, però ti tengo in panchina. Questa è un'altra dinamica e sfumatura interessante, ma allora la domanda che mi viene da farti è un pochino questa, no? Magari aiutaci un pochino anche tu con la tua esperienza anche professionale, clinica, oltre che, no, da scrittrice di fatto. E, cioè, perché diciamo poi il partner del narcisista resta così agganciato al narcisista, no? Pur riconoscendo questo cambiamento così repentino nel suo atteggiamento. Intanto non sono sicurissima che farei, però forse sì, narcisista dipendente o narcisista persona che lo subisce. Diciamo una cosa, mettiamo che due narcisisti si incontrano. Uno dei due è più bravo a essere narcisista dell'altro, l'altro diventa dipendente. Quindi non è necessario che l'altra persona sia una sottona o un sottone, o una persona che si mette lì e mostra il collo e dice mordimi. Anche tra due
capaci narcisisti, ce n'è uno dei due che subirà l'altro. Quindi anche le diagnosi dobbiamo stare molto attenti. Allora, cosa succede? Parliamo di due situazioni differenti. Prima situazione, due persone che si incontrano e si piacciono. Non sono nessuna delle due dipendenti, uno dei due è più autorevole e comincia a mettere in atto strategie di ambivalenza, l'altro non capisce cosa sta succedendo e entra in ambasce e soprattutto vuole o vorrebbe che la situazione tornasse allo stato idilliaco precedente. Bisogna raccontare alle persone che i rapporti non tornano indietro, possono andare avanti, ma non tornano indietro. Quindi tornare a prima è impossibile. E questo andrebbe messo, non so, andrebbero messi dei cartelloni per strada per raccontare questa cosa, no? Primo. Secondo, questa persona, facciamo che sia un altro uomo, perché non demonizziamo sempre le donne, una coppia omosessuale con un altro uomo. Questo uomo si stupisce, perché questo mio partner è a volte così meraviglioso e a volte invece così frustrante, così... io uso molto la parola squalifica, perché è proprio la parola più tipica di una danza narcisa, in cui uno dei due dice, quello che fai è niente, ti do poco conto, non valuto quello che fai o quello che vorresti. Quindi questa è una relazione e si entra in una relazione che non si capisce, in cui quest'uomo, uno dei due, è una persona che a certi momenti ti porta sull'altare e certi momenti invece ti mazzola, potremmo dire. La relazione invece, la dipendenza, parliamo di un'altra situazione, quella che io chiamo dipendenza da pathos. Perché ci sono tante forme di dipendenza, no? Ci sono dipendenze normali, dipendenze patologiche, controdipendenze. Ma parliamo anche un attimo dell'interdipendenza. L'interdipendenza è quella che ci permette di vivere. Io e te siamo in interdipendenza in questo momento. E per il solo fatto che siamo entrati in un'interdipendenza sta avvenendo questa chiacchierata. Quindi non c'è solo cose brutte, ci sono anche cose belle. Allora, due persone dipendenti da pathos, tutte e due, si incontrano. Intanto si devono incontrare due persone che hanno una stessa preferenza per il pathos, perché se no una delle due se ne va, è facile, certo, andarsene. Invece in una situazione di dipendenza reale non si può abbandonare il campo. E allora uno dei due è ammirato, a lui mi piace da morire, ma chissà se gli piaccio, gli piacerò abbastanza, sono degno del suo amore, non sono degno, però c'è una fase piuttosto carina. Molto presto il persecutore, diciamo, comincia a trattar male l'altro e l'altro ci sta male, crede in qualche modo di non essere amabile abbastanza e quindi resta sotto, ci sta sotto, e ci sono dei momenti molto brutti e dei momenti molto belli in cui la coppia si fa la pace e c'è passione, sesso, cose molto carine. No, dopo il disprezzo, il rimprovero e la mortificazione arriva la passionalità, le scuse e cose di questo genere. Poi c'è una terza fase, in cui di solito il persecutore peggiora, alza l'asticella e diventa sempre più cattivo, squalificante, sempre più aumentano le litigate, a volte abbiamo la violenza. E di fronte alla violenza io dico alle persone, andatevene alla prima volta, andatevene via. La violenza non si tollera, neanche per sbaglio, chi se ne va. Spacca le cose, lo blocca sul telefonino, succede. E
soprattutto c'è la colpa. È colpa tua se ti, mi comporto così. Non mi ero mai comportato così, balla grossa come una casa, non mi ero mai comportato così con nessuno. È assolutamente colpa tua perché tu sei sbagliato. Quindi abbiamo gelosia, violenza, instabilità. E di solito il partner si fa piccolo piccolo e dice: ti supplico, aiutami, è vero, cambierò, diventerò. E quindi la relazione di potere e il potere, una delle due persone diventa sempre più vittima e l'altra diventa sempre più carnefice. E la relazione di potere si amplifica. E poi abbiamo una quarta fase in cui uno dei due riesce ad andarsene, però molto spesso se ne va sentendosi in colpa. Sono stata io che ha creato questa situazione. Se lui avesse trovato un'altra persona, si sarebbe comportato in maniera più nobile. Sono io che non sono abbastanza amabile e che ho costruito tutto questo. Altra bugia psichica proprio, perché non è assolutamente vero. Matteo, vorrei dire una cosa importante. In questo momento storico, parlavamo di periodo ipermoderno, che è molto differente dal periodo postmoderno che ci ha raccontato Bauman. Era gli anni 80-90, la fine del secolo scorso, no? L'epoca postmoderna. Invece adesso siamo in un'epoca completamente differente. Le persone si domandano se sono amabili. Rarissimamente si domandano se amano. Ma io valgo? Ma io sono amabile? Ma io... mentre non si domandano, ma io amo, ma io so amare. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questa bellissima intervista, questo estratto di intervista con Umberta Telfener, dove sicuramente hai potuto accorgerti anche tu di quanta conoscenza e di quanto c'è da conoscere rispetto agli argomenti della dipendenza affettiva e del narcisismo, e di come tante volte questi termini vengano utilizzati un pochino in maniera impropria e soprattutto tante volte strumentalizzati da chi questi argomenti magari li ha veramente toccati poco. Ecco, da un punto di vista concreto, serio, clinico, da un punto di vista veramente del vissuto di questa di questi disturbi della mente umana, e sono contento che oggi posso aver donato anche a te che sei ascoltatore di questo podcast l'estratto di questa intervista. E se vuoi ascoltare l'intervista integrale diciamo con Umberta, perché questo argomento ti piace, lo puoi fare all'interno del canale Telegram. Quindi invia il mio contatto personale su Telegram, Matteo Neroni, la frase "sono una mente libera", e a quel punto potrai anche tu accedere al canale Telegram, dove trovi questa intervista, altri contenuti, e affrettati a farlo, perché ovviamente tutte le interviste che ascolti in questo podcast sono totalmente gratuite nel mese solare nel quale vengono registrate. Quindi una volta terminato passano nell'archivio interviste, e l'archivio interviste è un benefit di coloro che questo podcast lo sostengono davvero, ecco, lo fanno in maniera tangibile, concreta, diventando finanziatori di questo progetto liberamente insieme con me, aiutarmi a crearlo e a continuare a dare formazione, informazione, mi verrebbe da dire buona, sufficientemente buona, o quantomeno ci proviamo, all'interno di questo podcast. Sto parlando di Antonella Guerra, Gianluca Zigna, Fabiola Scascitelli, Simona Flower, Michele Russo, Fabrizio Imola, Bicchetto Alessandra, Pierluigi, Valeria Da Pozzo, Beatrice Gorgoni, Vittoria Borgia, Luis Antonio Gagliardi Prado, Giovanna Verde, Maria Rosa Ranieli, Claudia Moncado, Zendo Gresne, Francesca Bonazzoli, Natascia Zanola, Giuseppe Marotti, Valentina Di Donna, Taurino Leonardo, Alessandro Raso, Lorenzo Chiesa, Lucilla, Alberto Pala, Marco Mercuri, Rosanna Golfetto, Simona Moliterno, Michele Musano, Alfonso Noschese, Silvia Spinelli, Massimo Frigo, Barbara Beghelloni, Letizia Vibbi, Fortuna Marrone, Giovanni Aricò, Francesca Marocco, Manuela Farina, Daniele Michetti, Croce di Michele, Mattia, Paul, Andrea Molinari, Robert, Laura, Sara Veltri, Veronica Cardullo, Sabba, Savino, grande Savino, Alessandro, Sangio, e datemi un secondo che cambio pagina perché sono veramente tanti, Fabrizio, Carmelo Conti, Francesco Magioni e Alessia Cecconi. Ecco, io ci tengo sempre a
specificare e ringraziare ogni finanziatore, perché è grazie a loro che questo podcast continua a crescere e a esistere. Quindi se anche tu trovi valore dall'ascolto di questo podcast e vuoi diventare anche tu finanziatore, non devi far altro che andare nelle note di ogni episodio che vedi caricato, ormai sono più di 230 episodi, trovi sempre il link per diventare finanziatore. Quando ci clicchi sopra vai sulla pagina Patreon dedicata a questo progetto liberamente e scegli il tuo livello di finanziamento per sostenere me, non per farmi diventare ricco e permettermi di fare le vacanze ai Caraibi, ma per permettermi di continuare a investire energia, tempo e risorse all'interno di questo fantastico podcast. Allora ragazzi, un abbraccio a tutti e come sempre vi ringrazio per aver ascoltato me e il mio ospite fino a questo punto, e ovviamente al prossimo episodio, sempre qui su Liberamente. Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia, perché la tua vita migliora, quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.